Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati qua amici su Construction Simulator. Allora, innanzitutto vi ricordo che sono in live tutte le mattine e tutte le sere su Twitch, e se avete Amazon Prime potete sostenermi gratis con un abbonamento ed entrare nella fantastica chat riservata agli abbonati. Poi vi ricordo che potete aiutare e sostenere anche questo di canale con il tastino Super Grazie, la funzione Super Grazie, ed offrirmi un caffettino. E poi vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i miei social. Allora, stavamo qua, siamo rimasti qua, ragazzi. Io mi sono fermato con le partite multiplayer, non ho più aperto il gioco proprio per farvi vedere tutta la missione da capo. Per chi non se lo ricorda, il sindaco ci ha dato l'appalto della fibra, perciò abbiamo nella scorsa puntata scavato per fare tutti i collegamenti della fibra, eccetera eccetera, e adesso stiamo facendo i pozzetti e tutto il resto. Non solo fibra però, amici, non solo fibra, ma anche dobbiamo mettere delle barriere isolanti, perché qua c'è la strada, qui c'è un condominio e si lamentano. Insomma, poi andate a vedere la puntata precedente, se vi interessa, in cui vi dico insomma tutto quello che c'è da fare. Allora, datemi un attimo che primo pozzetto abbiamo messo, mettiamo il secondo pozzetto, allungiamo, mettiamo il secondo. Renato, l'avete capita? Renato, pozzetto a posto. Poi fatemi girare con la telecamera. Ce n'è un altro, ma io mi sa che là non ci arrivo. Mi sa proprio che là non ci arrivo. Ci provo, ma non ci arrivo, secondo me. Vediamo un attimo. Mi sa che mi tocca caricarmelo sul groppone, questo. E portarlo là, perché non credo che io ci arrivo. Forse sì. Ci provo, vai con la massima estensione. Estensione galattica! Vediamo un po' se ci arrivo col pozzettino. Spero di sì. Ci arrivo col K. Col K ci arrivo. Allora, facciamo una cosa. Innanzitutto questo lo stacco. Aspettate. No, caduto. Vabbè. Lo stacco, poi faccio ripristina, faccio modalità di guida, mi avvicino e lo attacco là. Oh, cappa, ecco, così ci dovrei arrivare. Mettiamo giù i pozzettini. A posto. Spalanchiamo il braccio. Allora, la telecamera dinamica a volte è buona, a volte no, vedete? A volte è buona la telecamera dinamica, a volte non tanto, perché in teoria ti dovrebbe aiutare quando tu ti giri, no? Però a volte invece ti incasina di più le cose. Poi prendiamo il cavo, il rocchetto qua. Rocchettino questo. Oh, vedete, in questo caso non aiuta la telecamera dinamicazza. Allora. Oh. Che devo fare? Io posa i cavi. Ma quindi è una cosa che devo fare a mano? È una cosa che devo fare a mano. Scusate. Non m'era chiara sta roba. Ok. Ok, posa i cavi. Sarebbe stato più bello, amici sviluppatori, che tu lo prendevi in mano, lo dovevi proprio allungare il cavo, Io mi auguro che in futuro verranno messi i lavori a mano. Nel senso, cosa sono i lavori a mano? Io sono sicuro che molti di voi saranno d'accordo con me. Cioè, le vedete ste tavole? Che tu le metti proprio a mano, che posi i cavi a mano. C'è perlomeno la possibilità di farlo o non farlo. Capito? Allora, accendiamo qua. Che devo fare? Io qua che c'è scritto... Consegna le barriere acustiche. Ah, dobbiamo andare a comprare le barriere acustiche. Lo faccio subito.
Allora ragazzi, per la seconda parte, ho saltato tutta la parte in cui vado a prendere la roba, eccetera, eccetera. Per la seconda parte abbiamo bisogno di una gru, ragazzi. La gru. Eccola qua, autogru, noleggia. Ok. Abbiamo bisogno dell'autogru. Eccola qua. E adesso ce ne andiamo al cantiere che dobbiamo iniziare a mettere giù. I muri, insomma, i muretti, i murigni bisogna mettere giù. Io però mi sa che tocca andare a prendere. O no? Non ho ben capito se tocca andare a prendere la parte prefabbricata e calcestruzzo, ma no, credo che sia questa la parte prefabbricata e calcestruzzo. Quindi sto andando là con la gru, ragazzi, per cercare di lavorare nel miglior modo possibile. Ci vorrebbe un attimino qua di allontanarsi, con la visuale, ecco. Allora, perfetto. Qui abbiamo chiuso la strada, ovviamente, per poter lavorare in santa pace. Cambia modalità. Ok, adesso dovremmo essere in grado di manovrare la gru. Sì, sono quelli cosi che dobbiamo mettere giù. Sono questi. Ok. Allora, iniziamo. Iniziamo da quello più vicino. Lo roteiamo un po'. Aspettate. Ok. Quello più vicino. Poi voi dovete immaginare che sotto ci sono gli operai che poi lo raddrizzano a mano, non è che per forza io lo devo tenere giù dritto. Ok, ragazzi, le telecamere sono un macello. Sono un macello di sto gioco. Ok. Sono un po' un macello le telecamere a sto gioco. Allora, qui basta che vado indietro dritto per dritto, dovrei riuscire a metterla. Ok. Forse mi sono messo troppo sotto, raga. Mi sono messo un po' troppo sotto. Ma dovrei riuscire. Poi non capisco perché quei comandi fa un po' come cacchio gli pare. Ecco, meglio di tutti sti inquadratura, mi sa. Oh, tocca mettere giù pure i paletti, raga, qua. Tocca mettere giù pure i paletti, raga. Però vedete, ragazzi, c'è di buono che con sto gioco riesco a fare quattro chiacchiere con voi. Cosa che magari in altri giochi non riesco a fare, e qui riesco a farlo. Perché, appunto, c'è il tempo. Soprattutto c'è poco da di. Che... c'è poco da dire sul gioco, che vedevo di mettere paletto, chiapper paletto, e c'è poco da dire. Mamma mia, mi sono messo troppo sotto. Ragazzi, non vi mettete mai troppo sotto con la gru, perché poi è un casino. Mi dovevo mettere più distante, raga. Più distante, però alla fine ce l'ho fatta lo stesso. A posto. Ce l'ho fatta lo stesso alla fine, dai, manca il ganciazzo, l'ultimo ganciazzo. Cos'è il ganciazzo? Comunque, ragazzi, se volete vedere sto gioco in live, prima che attualmente io ancora sono in live solo su Twitch, venite sull'altra mia piattaforma, che noi la sera spesso lo portiamo. Dico noi perché c'ho una squadra d'amici con cui giochiamo, che mi aiutano. Allora, quando è così, raga, è un macello. Quando l'inquadratura ti comincia a svarvolare così, è un macello. Quando col pad spingi a destra e te va a sinistra, è un macello. Ok, abbiamo finito, raga. Abbiamo finito. Ci vorrà un mese per fare sta missione. Questi mi dicono: no, ma è tutto un video lungo. E certo, io c'ho un mese di tempo qua per sta registrare. Oggi non faccio le live, non faccio i video di farming, non faccio niente. Ma a volte, raga, io credo che nella vita ci voglia un po' di empatia. Empatia è quella cosa che ci permette di capire gli altri prima di aprire bocca e magari irritarli gli altri.
A posto. Oh, mo tocca i pannelletti. Pensavate che avevamo finito, eh? Un'altra tre ore. I pannelletti. Che fai? Mi metti i pannelletti? Stiamo qui i pannelletti. Dimmi i pannelletti. Oh. Dimmi i pannelletti. Beh, i pannelletti credo che sia un pochino più facile, eh. Perché ci basta avvicinarsi un po'. Un po' così. Come non detto. Oh. Basta avvicinarsi un po' col pannelletto. Il pannelletto. Aspettate un attimo. Andiamo giù il pannelletto. Oh. A posto il pannelletto. Mettiamo giù pure il pannelletto. Probabilmente sto video lo taglierò, farò dei tagliuzzamenti, adesso sto parlando così, sto a fare discorsi che magari voi manco sentirete perché ho tagliati. Così giusto per... sto da solo, parlo da solo, a me non mi do ragione, non mi arrabbio. Non so se qualcuno di voi ha mai fatto sto discorso, di mi do ragione, parlo da solo, così non mi incavolo. Mamma mia, queste telecamere. Abbiamo quasi finito, eh. Abbiamo quasi finito, sono 5 barierazze. Sono 5 barierazze da mettere. Ecco qua la terza. Che lavorone, raga. Che lavorone. Cos'è il lavorone? Il lavor one. Alzo. Alzicchio. Abbassicchio. A posto. Sarà mia premura, ragazzi, non farvi venire un video troppo lungo. Non vi preoccupate. Io però, raga, così con sta telecamera non riesco a vedere come si muove la gru. Oh, non riesco a capire se la sto allungando, se la sto accorciando. Ok. A posto, ragazzi, altri due pannellazzi e stiamo a postazzo. Ragazzi, ragazzi, ci siamo, eh. Altri due pannellazzi e stiamo a postazzo. Ma voi dite che nel, cioè, con due pannelli messi solo a un lato, questi risolvono il problema del traffico che fa casino? Boh. So dite voi, so dice l'architetta. Chi siamo noi per andare contro un'architetta? Allora, l'ultimo, eh. L'ultimo pannellazzo, amici. E ci siamo. Riesco a prenderlo. Ok. Vai con l'ultimo pannellazzo. Al volo questo io lo metto. A posto. A posto. Mo ci sono da mettere pure quelli sopra, però faccio un taglio. E allora, ragazzuoli, abbiamo finito, eh. Abbiamo finito, ragazzuoli. Guardate un po' che bel lavoro che abbiamo fatto. Abbiamo messo tutti i pozzettini sotto, abbiamo messo la fibra qua al cantiere, così la fibra arriva a quei palazzi lì, e abbiamo messo tutta la barriera fono assorbente. Vediamo se la sindaca è contenta, vediamo se la sindaca è soddisfatta. Sembrano tutti soddisfatti, ragazzi, vedete? Grazie, grazie, signorina. I should have taken care of this much sooner, but sometimes it's hard to determine whom you should help first. It's funny that you can get people so excited just by installing fiber optic cables. Buffo, sì, peccato che il mio sindaco non lo capisce questo. But once again, it shows how important it is to have a good and comprehensive infrastructure. Giusto in un videogioco ragiona così, signori, perché nella realtà non è così, anche perché qua da noi la maggior parte dei paesi c'ha una connessione ridicola, il mio compreso. Oh, ragazzi, che bello, che bello. Guardate che bel lavoro che abbiamo fatto. Guardate che bel lavoro che abbiamo fatto. E magicamente poi qui ci hanno messo un parco giochi, ci hanno messo i tavoli dove ci sono i ragazzi, eccetera, 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 eccetera. Abbiamo fatto un signor lavoro, eh. Allora, innanzitutto andiamo a riposizionare, a ridare indietro tutto. Allora, questa è la cosa col pianale.
che abbiamo usato. No, ci sono salito, non ci dovevo salire, porca miseria. Non ci dovevo salire, porca miseria. Fatemi scendere, ci dovevo salire. Stavo un attimino riconsegnando tutti i mezzi che abbiamo usato per la missione. Lo riconsegniamo. Questi invece, ragazzi, li dobbiamo tutti parcheggiare in officina perché sono tutti da sistemare, sono mezzi rotti. Ragazzi, io spero che questo gameplay vi sia piaciuto, cercherò di fare più tagli possibili per non farvelo lungo. Ci vediamo nelle prossime puntate, nei prossimi appalti, nelle prossime missioni. Voi lasciate un bel like, io ringrazio gli amici abbonati, anima, vita e cuore del canale, consentono al canale di sostenersi e andare avanti, portare tutti questi contenuti. Noi ci vediamo al prossimo video, ciao!